Come sto? Cosa dovrei risponderti? Bene? Cioè, è ormai da mesi che ti do sempre la stessa risposta. Cosa ti aspetti? La risposta sto tutto bene? Chiaro. Beh, quindi immagino che il rapporto che con le persone non sia cambiato. Apprezzo la domanda, ma è rimasto sempre lo stesso. A nessuno frega un cazzo di quello che faccio, di come sto. È come se fossi fottutamente invisibile, lo capisci? Se dovessi rapinare una fottutissima banca, a nessuno fregherebbe un cazzo, lo capisci il discorso? È quello che intendo. E quindi tutto questo, Adam, il rapporto con le persone, dove pensi che ti abbia portato? Mi ha portato cazzo qui! Alla fine dei giochi! A farmi trattare di merda, a farmi usare, stare qui a parlare con te perché a nessuno frega un cazzo di come sto. Come la chiami tu questa felicità? Sai come la chiamo io? Disgrazia, fottutissima, patetica disgrazia. Ecco come la chiamo. E anche oggi ti sei sfogato, vedo. Sfogati pure, amico. Credo di averlo appena fatto. Tu, Adam, cosa vuoi realmente? Vorrei sparire. Non morire, ammazzarmi, sparire. Cancellare la mia esistenza. Tanto, lo sappiamo entrambi, non cambierebbe nulla, vero? Sarebbe la stessa identica cosa. Se Adam, tu sei meglio di me che scappare dai problemi non aiuta a risolverli. lo dici tu, mi fido, amico. Vabbè, Adam. Stasera la settimana prossima, quindi. Se sarò ancora vivo, volentieri, amico. Ehi Adam, dimenticavo. Tanti auguri, bello. Fanculo! Lei per caso sa quanto stava andando? 50 forse. 50 per 2, forse. Dai, avanti, simpaticone, dammi le tue generalità. Diciamo che in generale sto così e così. Dai, Aldo, Giovanni e Giacomo, dammi i documenti, me li dia, per favore. Ah, Phelps. Simpaticone Adam Phelps. Credo che andare veloce non le servirà nella vita. Forse non ha ancora capito come funziona. Secondo me la vita è come un biscotto. Piove, si scioglie. Non dovresti fare il simpatico. Te lo sconsiglio. Va bene, capo. Va bene.
Adam Phelps. Che cazzo vuol dire la vita come un biscotto? Dallo psicologo, Johnny Depp. Se con Johnny Depp intendi unica persona che mi ascolta sulla faccia della terra, ti rispondo di sì. Cosa ti ha regalato? Un'altra seduta di terapia gratis? Quanto sei simpatico, Jake. Tu invece cosa mi hai regalato? Vai, diglielo. Una rapina, cazzo! Ma che? Lo sai che ho smesso con quelle cose lì, lo sai? Dai, cazzo, Adam, quanto sei diventato noioso? Non sei più quello di una volta. Noioso. Hai proprio ragione. Ah, ma perché sei sempre così? Ma che è? Sei morta la tartaruga? La ragazza che ti piace ti ha illuso? Fottiti, Jake. Non sei simpatico, lo sai? Quindi? Si fa? Dammi 5 minuti, esco, prendo una boccata d'aria e ti do una risposta, va bene? Non lo so. Ti insegno a guidare. Ma se... Fanculo. Fanculo, fanculo. Parlami di quel piano. Cosa? Vai. No, no, Jake, calma. Voglio solo sapere i dettagli. Non ho detto né sì né no. Spiegami tutto quello che sai, va bene? Ok. Calma, respira e scandisci le parole, va bene? Stavo andando a fare visita a mia nonna tra la Jackson e la Wicham. Avevo appena finito di mangiare un polpettone grandioso. Molto speziato, ma purtroppo mancava di sale. Jake, i dettagli, toglili. Sai che non mi servono a nulla, vai dritto al punto. Ok, ok, polpettone a parte. Esco di casa e mi avvio verso l'ascensore, quando incrocio questo tizio con un'aria felice, molto felice. Entriamo in ascensore e subito avverte l'odore delle spezie del polpettone. Polpettone? Io rispondo, già, davvero ottimo. Poi mi guarda e inizia a raccontarmi che ha appena ereditato una somma esorbitante di denaro da un parente sconosciuto. Aveva davvero un'aria molto seria, uno che insomma non scherzava, e gli chiedo, come fai a dormire tranquillo con una somma di denaro così grande? Devi avere una cassaforte sicurissima. E lui risponde, puoi scommetterci con una password che farebbe impazzire il più grande degli scassinatori. Quindi ho pensato, nonna, polpettone, uomo francese, cassaforte, ipotetico piano. Eh? Uomo ha soldi, non vuoi rubare soldi. Ok, c'è un uomo che ha dei soldi, noi dobbiamo fare un colpo e rubare quei soldi. Cosa c'entro io? Perché ci serve una mente malata come la tua. Quindi? Ci siamo tutti? Ok, abbiamo solo un'ora per portare a termine l'opera, quindi facciamola bene. Sappiamo tutti come fare nel caso dovesse finire male. Non ci conosciamo, non siamo mai stati qui e nessuno sapeva nulla, ok? Cominciamo. Fase 1, Jake. Sarai incaricato del perimetro esterno, quindi telecamere, antifurti, sensori. Vogliamo che tutto sia pronto prima che cominci la fase 2. Segnerai ogni dispositivo sulla mappa da disattivare, fotografando i vari punti dettagliatamente, posizione, angolazione, per ogni luogo del perimetro assegnato. E dopo questo, fase 2. Felicity, dovrai stare sul bersaglio per capire meglio le sue abitudini, orario di entrata e uscita dal luogo. Non dovrai destare sospetti, quindi niente contatto visivo. E mi raccomando, raccogli più indizi che puoi. Una volta raccolte le prove, le manderai a Bill, che gli darà un vantaggio migliore su come muoverci per la fase 3. Bill sarà l'aiuto a distanza. Ogni secondo è prezioso, ci fornirà una buona finestra d'azione per agire mettendo fuori uso ogni componente segnato nella fase 1.
isolare i cellulari nel caso qualcuno chiamasse, spegnere telecamere e pure gli antifurti. Bene, credo che con questo abbiamo tutto. Una volta presi i soldi, un autista ci raggiungerà sul posto. È un uomo pulito, affidabile, ci porterà al luogo dello scambio dove terminerà tutto. Domande? Jake, maschere, qualcosa di sobrio, mi raccomando. Hai cazzo finalmente un po' di soldi? Stiamo facendo una cazzo di rapina, non stiamo andando al parco giochi. Hai una sigaretta? Dai che stiamo facendo qualcosa di importante. Ma ti vuoi sbrigare? A sto punto chiederi se conosce il cazzo di proprietario. Anzi, fai un manifesto con scritto che due mentecatti mascherati vogliono rapinare un cazzo di francese. Cazzo, lo sto facendo per te, amico. Non sono io coi problemi coi soldi, sei te che vivi in una cazzo di catapecchia. A posto con i soldi. Ah, scusa, dimenticavo. Così a posto con i soldi che mangi tonno scaduto da 3 anni. Andiamo, dai. Qua abita mia nonna. Così quasi un bel polpettone. E muovi il culo. Avevo detto sobrio? Stai scherzando, spero. Vesto e maschera? Bello il cazzo. Il secondo un po' meno. Inizia la festa. Ma che cazzo? Adesso tu mi sei qua. Io e te ci divertiamo un sacco, lo sai? Ci stiamo per divertire, bello. Jay, cerca la cassaforte, subito! Trovato! Data di nascita! Subito! 28 gennaio! Gente! Prova! 2801, subito! Adam non funziona! È la faccia di un intelligente, lo sai? Uno che ha scelto una cazzo di password difficilissima! Adam, l'ho trovata, cazzo! 1, 2, 3, 4! Mi rimangio quello che ho detto! I criminali di una volta credevano nell'onore, nel rispetto, in valori di vita differenti. Tu in che cosa credi? In che cosa credi? Io credo solamente che la vita sia come un biscotto. Se piove si scioglie. Ricorderò della tua faccia, della tua frase di merda e di tutto il resto. Sai cosa? Un uomo dimentica 1000 cose al giorno. Facciamo che ti dimentichi anche questo, va bene? E cambia quegli occhiali di merda, va bene? Quindi l'uomo pulito e affidabile denominato autista dov'è? Dovrebbe essere qua tra 3, 2, adesso. Uè, schiamo forza affumicata, salite, se mi faccio vedere io, guida sportiva, salite, salite, che estremo! È il primo che mi ha risposto. Dai, muovetevi che non c'ho tutto sto tempo, ho tirato già un tassame. Pronto, ehi,
Ehi, John, tutto bene? Ascolta. Dimmi tutto. Ascolta, è una questione di urgenza, devi subito venire qui. Calmati, calmati. No, ascolta. Ti si è muffita la ciambella? Ascoltami, ricordi il ragazzino? Mm-hmm. Il ragazzino di cui mi parlavi oggi? Sì, 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 ricordo, ricordo. E ricordi anche Matteo Gandini? Matteo, sì, quel francese mangia crepe di merda. Sì. Beh, con i soldi che aveva comunque, sì, diciamo che un po' se l'è meritato, okay. Non so se mi spiego. Okay. Allora, ricordi la frase del ragazzino? Mm-hmm. Ok, non c'entrano le cose insieme, però Matteo ha detto la stessa identica frase dopo essere stato rapinato. Che cosa hai detto? La stessa identica. Sì, io ho fatto 2 più 2, ma non sono sicuro. Devi subito venire qui, dobbiamo investigare un attimo. Cosa? Dobbiamo... Non è possibile. Dan, ascolta. Dan. No. Dan, mi ricevi? Io non sbaglio mai. Dan. Io non sbaglio mai. Quello ha cercato di fare verso me. Sarà mio, quel figlio di puttana. Adam Phelps. Avanti! Pronto, John? Sì, sono di nuovo io. Dammi qualsiasi cosa, tutto quello che sai su Adam Phelps. Adam simpaticone Phelps! Coordinate bancarie, indirizzo, dammi tutto! Quel figlio di puttana non mi può scappare! Ah, hai visto come si è spaventato quel francesino? Adam. La rapina è stata svolta da 2 uomini travestiti, anzi con una maschera. Tra l'altro mi hanno detto che era una maschera da pagliaccio e presumo sia un pagliaccio anche lui senza maschera. Presumo. Ora abbiamo il nostro inviato Alaska, pronto ad ascoltare la testimonianza di Matteo Gandini, sperando che svolga un lavoro migliore di quello precedente. Ve lo ricordate, lo so che ve lo ricordate. Inviato, oggi siamo qui, tra la Jackson e la Wicham. Con Matteo Gandini, un francese che è stato appena... Che cazzo ridi? Un francese che è stato appena rapinato da un paio di mascalzoni travestiti, anzi mascherati. Quindi ragazzi, oggi intervisteremo Matteo Gandini. Vieni qua, Champs-Élysées! Vieni, vieni! Ma vieni qua subito! Vieni, dai! Corri, corri, corri! E sbrigati! Ah, ero in casa tranquillo, a un certo punto bussano alla porta e 2 deficienti mascherati mi hanno sbattuto sul divano. E mi hanno rubato tutto. Interessante. Tutti i soldi. Mi hanno rubato tutti i soldi, cazzo. Ma la vera domanda, ragazzi, è una domanda che voglio fare a Matteo Gandini. Sì, ma dove sono i miei soldi? Una domanda, Matteo Gandini. Perché mi scrive? Ha qualche indizio, qualche prova che potrebbe, come dire, magari potrebbe ricondurla a qualcuno? Non lo so, mi dica lei. A un certo punto il rapinatore si è tolto la maschera. Sì? E ha balbettato qualcosa, non l'ho riconosciuto, ma ha balbettato qualcosa su un biscotto che si scioglie, riferito a non so quale strana metafora della vita. Quindi ragazzi, nel 2020 i criminali, invece di rapinare e rubare soldi, balbettano e parlano dei biscotti. Non so se credere a questo mentecatto, uno perché è francese, poi guarda come è vestito, inquadratelo, fatemi uno zoom qua. Quindi ragazzi, puoi anche andare, non mi interessa. Da Alaska e da Matteo Gandini è tutto. A me dispiace molto per la vittima Matteo Gandini, ma l'unica cosa che posso dire è che il mio inviato ha fatto un gran bel lavoro. Di merda, come al solito. Vabbè ragazzi, io mi dissocio, il mio lavoro l'ho fatto, i miei pagamenti sono stati retribuiti, andate a fare in culo tutti. Cosa vuol dire sei nei cazzi? Ieri ho beccato quel poliziotto di merda. Ah, Dan Rogers, quello che sembra Hopper di Stranger Things. Sì, lui. E sai qual è il problema? Gli ho detto la stessa identica frase che ho detto a quel coglione francese. Ah, quello del biscotto, quello cade, come cazzo era? Se piove si scioglie. Te l'ho detto 1000 volte, dovresti sapere la memoria ormai. E quindi Adam, qual è il problema? Il problema è che mi sta venendo a prendere. Ne sono cazzo convinto. Adam, buona fortuna.
Dove sei, Phelps? Dove sei? Oh, cazzo. Cazzo! No, no, no! Cazzo! Non pensare che abbia una minima fottutissima paura di premere questo cazzo di grilletto, hai capito? Mm? Avanti, Phelps. Non dirmi che il divertimento termina così in fretta. Io ho appena iniziato. Inutile che cerchi di intimorirmi, lo sai? Non ho paura di morire. Ormai non ho più nulla da perdere. Tranquillo, Phelps. Ora capirai il vero significato della parola dolore. Pensavi di farmi questo? Volevi mandare a puttane ogni anni di carriera? Io i criminali come te me li mangio a colazione? Non mi conosci. Non sai che io lo abbia fatto. Non mi interessa. Sai, Phelps, quelli come te fanno una brutta fine. Ed è la fine che stai per fare tu adesso. Sì, 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 sì. Sai, Phelps, ho un colpo col tuo nome scritto sopra. E farà male, molto male. Ultime parole. La vita è come un... Tagliati quei baffi di merda. Detective? La stampa vuole collegarti all'omicidio di Phelps.